Allora, al telefono abbiamo un attore famosissimo, un nostro amico, tra l'altro personale amico mio, ma amico di tutti voi Radio F, perché ogni sabato mattina lo sentiamo insieme a me con alcune performance. Stiamo parlando di Mireno Scali. Ciao, buongiorno Mireno. Un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Come stai? Tutto bene? Benissimo Mireno, noi ci conosciamo da una vita, c'è massimo rispetto, ma ci siamo solo sentiti perché so che te hai un curriculum lunghissimo che molti già conoscono, insomma, hai fatto televisioni, film importanti e ne hai fatto un altro importante tra i tanti, quindi so che volevi parlare di questa cosa e ti lascio a te il microfono. Sì, ti ringrazio. Io volevo che c'era l'anteprima praticamente al Cinema Spazio Alfieri di Firenze, il 23, quindi domani, Quindi domani, perfetto. sì, di un film che ho partecipato, ho fatto un cameo, praticamente si intitola Ti proteggerò, questo film, che è di Daniele Di Stefano, che praticamente se l'è scritto, ha fatto la regia, è la prima volta E che fa anche la lui è un regia. nome importante, sì, infatti Sì, Di Stefano sì. un toscano importante che ha fatto delle cose anche per la Rai Fiction, insomma, è protagonista in altre, cioè un giovanissimo attore molto bravo, oltretutto molto bravo come persona, devo dire la verità, una persona seria che nel nostro ambiente ogni tanto qualcuno è un pochino più strano. E ha fatto un cast eccezionale, secondo me, perché ha preso tutti attori di un certo, diciamo, di professionisti e validi. Io sono contentissimo che abbia scelto anche me, inserito anche me in questo film, che tra l'altro mi ha tenuto una figura un po' comica, quindi anche se è un film, è un thriller, quindi c'è sempre qualcosa, succede qualcosa nella scena che interpreto io, nelle scene che interpreto io succede qualcosa che però viene un po' nascosto dal mio dialogo, che insomma, vabbè, chi va a vederlo poi Beh, lo interessante, capirà. bella sta cosa. Poi comunque te sei un grande professionista di grande spessore e non lo dico perché siamo amici, perché parla il tuo curriculum, poi ogni cosa che abbiamo visto su ciò che hai realizzato, insomma, sei sempre stato, le tue performance sono sempre state di un livello molto alto e questo lo dimostra che anche questo regista di Stefano ti ha scelto, insomma, così come hai detto, ha scelto, e questa è una cosa bella, tutti attori e persone della Toscana, giusto, se non ho Sì, capito ora male. io sono ignorante, cioè nel senso che non mi ricordo i nomi di tutti e non è che mi sono fatto l'elenco, però Sì, possiamo dire, sì. se uno ha la pazienza di andare su internet, sul sito Ti proteggerò, che è proprio il titolo del film, quindi c'è proprio anche, Ok. ha fatto anche il sito, ma bellino anche quello, c'è cioè proprio un professionista bravo che Curato, oltretutto. ecco, tutto nei minimi Sì, particolari, quindi anche dal sito web, ok. c'è tutto l'elenco degli attori, tutte le spiegazioni le trovate lì. Oltretutto è anche un film che praticamente è stato appoggiato dall'assessorato alla cultura del Comune di Firenze, quindi è proprio una cosa per la bellezza della Toscana, perché poi è stato Bene, girato in bella questa Toscana, cosa. cioè io francamente. Torno a ripetere che non devo altro che ringraziare questo Daniele Di Stefano, questo amico, insomma, che ormai siamo diventati, diciamo, amici, perché ci dà anche il numero di telefono l'uno e l'altro, per cui proprio chiede quando. Certo. Bene. E quando esce poi, se uno vuole andare Ma certo, all'anteprima, ma sì, ma ci può mancherebbe, provare, insomma. No, ma no, poi no. quando esce è una cosa da non perdere, perché è fatto molto E bene, è noi lo proprio una cosa. consigliamo, noi di Radio F, ecco, scusami se ti ho interrotto, diciamo che ho capito un po' la trama, così ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, tra l'altro mi avevi invitato, ma per impegni già presi, non potevo essere presente a fare la conferenza stampa, insomma, che ci sono stati tutti. Una cosa molto molto professionale. Quindi allora, domani sera hai detto lunedì 23 gennaio alle ore? 9, alle 19 Sì. allo Spazio Alfieri, è uno storico cinema di Firenze, praticamente c'è questa Ok. anteprima, però lì bisognerà un attimo prenotare, presumo, Certo, perché perché. sarà. E poi sarà messo appunto in programmazione le varie sale cinematografiche d'Italia, quindi consigliamo a tutti i nostri amici di andare a vedere questo film dal titolo.
Ti proteggerò. La regia, abbiamo detto, è di Daniele Di Stefano. Perfetto, poi cioè, tra tanti attori. Autore, regista, attore, cioè, è stato proprio. Allora, anch'io. Domani sera sarò a Firenze, ma non sono sicuro di poter venire perché, come sai, ho tutti gli impegni incastrati, ma se dovesse saltare l'anteprima andrò a vederlo al cinema, insomma, perché è un piacere vedere prodotti fatti in Made in Italy, poi della nostra Toscana, comunque va bene, bisogna vedere anche film di altre, diciamo, provenienze di altre regioni d'Italia, però qui, insomma, la cosa bella, oltre a vedere i nostri luoghi fantastici, gli attori toscani... Questa è una cosa bellissima. Guarda che Paolo, ti posso garantire che Toscani come in Toscana non ne trovi da nessuna parte. È vero, questo è vero. abbiamo l'eccellenza, devo dire, sia nello scenario, se andiamo a vedere, della musica, degli attori, dei presentatori, del cabaret, insomma, se andiamo lì a focalizzare quanti personaggi abbiamo, con il rispetto di tutti gli altri che vengono da altre regioni. Questa stiamo facendo una statistica, quindi viva comunque la cultura, il cinema, la musica, tutti coloro che fanno teatro, che sono legati al mondo dello spettacolo, perché è un bel lavoro e cerco di trasmettere nelle varie diciamo professioni le emozioni, diciamo, queste cose belle, fa star bene le persone, raccontare delle storie. Io ti ringrazio, Paolo, per questo spazio che mi hai dato, è una cosa che ti ringrazio a nome mio, a nome di Daniele Di Stefano, che avevo parlato che avremmo fatto questa piccola intervista e che lui era molto contento anche di questo, per cui un saluto a tutti i miei colleghi, un saluto a tutti i radioascoltatori della tua radio. Grazie. Quando vedete scritto ti proteggerò, andate al cinema, quindi ti proteggerò, cinema. Vai, sicuramente io sarò in prima fila, se non dovessi farcela domani sera quando sarà appunto delle varie sale che vedrò questa pubblicità, ti proteggerò e andrò sicuramente a vedermi questo film, anche perché fa piacere l'amicizia che ci lega, insomma, vari film, i film sono belli perché raccontano sempre delle storie, fanno vedere nello scenario, come ha ricordato Mirano poco fa, le bellezze anche della nostra Toscana che già conosciamo, però è anche bello rivederle, insomma, sotto forma di una fiction o un film che raccontano delle belle storie. Come ha detto il nostro attore Mireno, tra l'altro il regista è anche autore e attore, se non sbaglio, vero Mireno? Sì, quindi questa cosa un po' è un attore giovane, molto bravo, preparato, e quando ti... francamente io sono, come si dice, attempato. Ma no, non è vero. Lui ci scherza sempre. Va bene, Mireno, io ti ringrazio per questa tua intervista che hai concesso. Tu sai bene, questa radio, oltre a fare musica e intrattenimento, fa molta informazione. Abbiamo anche delle rubriche dedicate al cinema, adesso che tu tra l'altro conosci Laura Santelli e anche il nostro Mister Orli, uno giovedì, uno il sabato, farò in modo anche... Mister Olli, preferisco la Laura, nel senso. Perché è una donna, adesso non so, se Laura si è fidanzata, adesso qua ti devo fermare. No, non volevo dire altro, perché la Laura ha più sensibilità verso il cinema. Ah, ok, no, ma entrambi, dai, fanno dei bei prodotti, io devo difendere entrambi perché, insomma, sono il direttore. Certo, quindi... certo, dai, era una battuta. Lo so, dai, io e te ci conosciamo, quindi ti fai una battuta a me, la faccio a te, dai, per scherzare. Un abbraccio, Mireno, e complimenti di nuovo per questo ennesimo film. Grazie. Che hai fatto, e complimenti, un in bocca al lupo al regista, a tutti gli attori che hanno realizzato questo bel film dal titolo Ti proteggerò, che consigliamo a tutti di vedere. Se uno vuole andare a vedere sul sito Ti proteggerò, quindi Ti proteggerò, e quindi va a vedere, per proprio si trova tutta la spiegazione, tutto è. Bene, ciao Mireno, grazie. Allora, buona giornata a tutti, buona domenica. Altrettanto, ciao, e adesso dopo Mireno Scali ci fermiamo con l'aggiornamento della viabilità in Toscana e poi torneremo insieme con un'altra bella canzone.